Se devo raccontarvi come è nata l'idea e cosa c'era dietro all'intenzione iniziale, questo film ha un percorso abbastanza lungo, nel senso che è una storia che abbiamo scritto più o meno nel 2012. E in quel periodo là, io ero appena diventato padre e quindi c'era, come dire, un percorso mio che mi portava molto a confrontarmi con l'idea di una nuova vita, con l'idea di un cambiamento e soprattutto con una ricerca interiore perché sentivo degli stimoli, dei pensieri che non avevo mai avuto prima e quindi mi scombuciolavo. Quindi c'era così l'esigenza e la voglia di parlare di personaggi o comunque di una storia in cui ci fosse la possibilità di un confronto appunto da parte dei protagonisti con quella che fosse una seconda chance di vita. Da lì abbiamo incontrato, ci è venuta in soccorso questa idea e questa poi volontà nostra di seguire le storie di un testimone di giustizia e quindi c'è stata ancora più forte l'esigenza di raccontare la storia di un uomo molto, molto semplice, ma contemporaneamente molto, molto forte da un punto di vista dei principi che voleva far sì che il futuro della propria famiglia, della propria figlia fosse diverso da quello che era sempre stato scritto e che per questo si ritrovava a doversi reinventare in uno spazio nuovo, in una situazione nuova, completamente diversa, abbandonato e anche spaesato in un luogo, quasi non luogo per quanto distante dal resto del mondo e per quanto fosse diverso da quello che lui aveva vissuto fin quel momento. Quindi un po' questa è l'origine e la volontà di parlare di una storia di, sì, quasi redenzione, una storia che parli di nuove possibilità, di reinventarsi e di un confronto interiore che porta a una nuova rinascita, quasi. La scelta del tono è sempre importante nel film. Per me è sempre importante trovare uno sguardo che sia in qualche maniera diverso rispetto a quello che è il primo istinto verso l'argomento, verso le circostanze che dobbiamo raccontare. Quindi andare in una storia drammatica, cercare dei risvolti che siano amari, sì, ma anche con il sorriso, o comunque uno sguardo in qualche maniera ironico nei confronti di un personaggio che a suo modo comunque è naif, è semplice ma allo stesso tempo colorato, fa parte un po' del percorso che faccio sempre io, cioè cercare di ribaltare le cose e quindi cercare di coniugare appunto e unire magari appunto storie drammatiche ma che cercano di vedere gli aspetti comunque un po' più non leggeri, ma comunque sorprendenti. Mi piace per primo sorprendermi nel trovare delle strade del genere. Quindi quella è un'esigenza quasi personale e trovo che sia un bel modo sia per cercare di sviluppare dei personaggi che ci mostrino delle sfaccettature diverse e che diventino da subito forse così interessanti per il pubblico, che possa arrivare attraverso alla semplice, come dire, miseria umana che spesso ti porta a sorridere delle difficoltà e quindi attraverso questa avvicinarsi al personaggio per poi fare un percorso assieme, partecipando alla storia più che guardandola. Questo era un po' il presupposto di partenza. Poi sicuramente le difficoltà di riuscire a mantenere un equilibrio, di trovare il giusto equilibrio in questa storia in particolare sono state tante, perché poi si parla di un tema importantissimo e serissimo, che necessita del giusto rispetto e per cui abbiamo dovuto sempre mantenere un occhio vigile per non andare a sfociare troppo sul grottesco che non volevamo raggiungere,
voleva andare delle punte di colori, eventualmente io il testo, ma senza sforare eccessivamente troppo, proprio per il rispetto che avevamo del nostro protagonista e della nostra storia, ma giocando su un equilibrio che comunque di tanto in tanto cercasse di alleggerire in realtà delle emozioni che erano molto forti. E quindi ci siamo mossi, e da subito in scrittura, ma arrivando fino al montaggio, poi c'era sempre questa grande paura di dire oddio. E poi c'era anche grande voglia di cercare strade diverse, perché poi se nel montaggio il film può essere costruito in mille modi. Già sul set con gli attori noi avevamo fatto un bel lavoro di preparazione, quindi abbiamo, pur avendo avuto dei tempi molto stretti di realizzazione, abbiamo avuto modo di poter comunque essere abbastanza rapidi da cercare strade diverse anche sul set. E quindi al montaggio veramente c'erano dei momenti in cui l'inizio poteva veramente essere molto comico, ma come poi alla fine secondo me l'abbiamo asciugato tanto, pur rimanendo comunque con delle vene di sorrisi malinconici, o sorrisi amari, e anche qualche risata di più, però comunque è stato molto asciugato da quel punto di vista. Man mano che la storia si va avanti, man mano siamo più vicini a quelli che sono gli stati d'animo del nostro personaggio, e al di là di ridere con lui, magari di alcune circostanze che incontra, poi ci facciamo un po' più seri per parlare delle cose importanti che lui sta cercando di fare. O loro stanno cercando di fare. Come il film sarà ricevuto dal pubblico è una domanda che mi sto facendo da tanto tempo, perché è proprio un film che non è così facilmente, come dire, incastrabile, inseribile, come si può dire, non si può facilmente, come dire, identificare con un genere ben chiaro. E quindi questo potrebbe essere, io vorrei sia l'elemento in più che lo renda quel film così originale da aver la voglia di essere visto. Sono curiosissimo, da sempre il Festival di Torino è uno dei festival che ammiro tra le tante cose proprio per la partecipazione del pubblico, e quindi sono molto curioso di questa sera, quindi questa sera la vedrò. Io spero bene, abbiamo avuto un'unica premiere internazionale che era in Corea, è stato fantastico perché il pubblico coreano ha vissuto il film veramente con una partecipazione unica e ci ha restituito, eravamo con i protagonisti, con i produttori, ci ha restituito un'energia incredibile nel vivere i drammi del film, ma anche i sorrisi del film, le risate del film in maniera completa. Quindi è stato veramente bello perché ci guardavamo ogni tanto e dicevamo, hai visto, ma no, allora funziona, arriva, si capisce, anche in Corea era bellissimo. Adesso qui in Italia speriamo bene che sia altrettanto e che ci sia la possibilità che questa storia venga vista il più possibile. È assolutamente giusto pensare che la lingua è lo strumento con cui Calogero si aggrappa fino all'ultimo alla propria terra. È anche vero che proprio la parlata è uno strumento molto chiaro per identificarlo e per metterlo in contrappunto con tutto il mondo che lo circonda fin dall'inizio per proseguire tutta la storia. Il gioco sulle lingue è vario perché sicuramente noi lavoriamo tanto con il siciliano, che è un siciliano poi dialettale, molto vero, non è il siciliano con l'accento che più o meno può arrivare a tutti, ma ci sono dei momenti in cui proprio le parole sono completamente diverse. Ma proprio per questo completa un po' un gioco, un discorso, perché in realtà ci racconta come il mondo di Calogero era quello. Ma lui è inserito in un nuovo mondo in cui le lingue sono molto complicate, ma sono tante, sono diverse, ognuna rispetto all'altra, perché poi in questo fantomatico paese in mezzo alle Alpi, che poi è un paese vero, è il paese di Sauris, la gente parla quattro lingue alla fine, perché parla l'italiano, parla il dialetto della parte del Friuli dove si trova, che è il Carnico, e parla il Saurano, che è un dialetto germanico del 1200, perché il paese è stato formato proprio in quegli anni là da delle persone che sono arrivate dalla Germania e ha mantenuto quella lingua là, per cui anche i tedeschi non riescono a capire il dialetto. Oltre a questo poi c'è lo sloveno dei protagonisti che arrivano dal confine che è molto vicino, che sono padre Georg e Claudia, come nei che interpretano questi, cioè che sembrano rappresentati appunto da questi due personaggi nel film. E il gioco vuole essere quasi a contrasto, nel senso che lui arriva da questo mondo rurale, laggiù, lontano da tutto, è chiuso probabilmente anche nei propri limiti interiori, oltre che geografici, e si scontra in questa realtà dove sì, c'è una
forte componente di confini o comunque di come dire, confinamento in queste valli, ma all'interno della valle stessa le culture, le comunità che si confrontano sono diverse, quindi è accettato benissimo il padre sloveno come invece il gruppo di Supplatter che parlano in saurano piuttosto che tutto il resto. E quindi questo gioco di mantenere e di lavorare con l'identità, sia per dimostrare l'attaccamento alla terra, ma anche un po' un limite mentale da parte del protagonista, e dall'altra parte invece per raccontare il valore immenso che ha la pluralità, che è il confronto di diverse culture. Quindi un po' questo era il gioco che sicuramente rende forse un po' complicato il film, perché ovviamente poi si necessitano di sottotitoli in alcuni punti, però non sono neanche tanti, quindi secondo me valeva la pena un po' interpretarlo così. Allora, il tema del confine è un tema che io ho trattato già diverse volte, anche nel documentario precedente di L'ultima spiaggia, in cui ho raccontato di questa spiaggia che divisa da questo muro che separa la parte degli uomini dalla parte delle donne. E il confine è un elemento importante del racconto di tutta la storia per mille aspetti. Qui il confine del nostro protagonista e soprattutto i confini interiori che lui si porta con sé e lo spaesamento che ritrova in questo spazio è determinante altrettanto. E il discorso dei limiti interiori e del confronto interiore effettivamente si rifà a tanti altri cortometraggi che ho fatto ed è un tema che a me affascina tantissimo perché continuo a confrontarsi con la quotidianità per me, cioè cercare di capire nel mio lavoro, nella famiglia, nella quotidianità, insomma, cercare sempre di capire chi sono io veramente, come posso crescere in tal senso, è un qualcosa che mi affascina e che mi piace sempre utilizzare come strumento di confronto anche col pubblico, perché penso che tutti dovremmo, non dico quotidianamente, ma spesso, come dire, prenderci un momento per guardarci allo specchio e dire: ok, tu sei questo, ti piaci tutto, vorresti cambiare qualcosa, che limiti hai? Perché non li provi a guardare da un altro punto di vista, ad andare oltre questi limiti, i giudizi, i pregiudizi, tutte queste cose. E sicuramente nel prossimo progetto me lo porterò dietro, come in realtà l'ultimo tema trattato qui è il tema, cioè uno degli altri temi che abbiamo trattato in questo film è il tema della famiglia. Ovviamente ci sarà, io vengo da una famiglia classica, italiana, molto semplice, ma che ha avuto sempre come dire, un'unione molto forte, però la vita di tutti noi cambia proprio nel momento in cui uno diventa padre, no? Fino a un certo punto, o madre, no? Fino a un certo punto hai una visione del mondo, poi diventi padre, diventi madre e improvvisamente si aprono tante porte o si ribaltano tante situazioni, per cui vedi il mondo in maniera diversa. E quindi, a maggior ragione, in questi ultimi anni anche questo tema fa un po' parte della mia voglia di confrontarmi in tal senso. Il programma veramente induce i testimoni di giustizia a delle condizioni di vita estreme, molto, molto difficili. Quindi per noi, come dire, di fatto uno degli elementi che si verifica spesso è che chi entra nel programma di fatto perde la propria identità, perde i documenti, perde una storia lavorativa, perde tutto. Quindi nel momento in cui arriva nel nuovo posto ha proprio difficoltà a lavorare, cioè non può trovare lavoro perché non ha i documenti per farlo. E quindi se pensare che questa non dico sia la regola, ma quasi è veramente inimmaginabile, perché non solo uno si trova spaesato, da solo molto spesso, ma senza poter lavorare, senza un futuro davanti da poter sperare. Quindi il gioco di portare il lavoro di Calogero che fa granito in Sicilia in mezzo alla neve è una forzatura, come un po' una forzatura di portare il killer nello stesso paesino per un errore burocratico, perché sono estremizzati, sono forzati per poter spingere la storia un po' oltre, però di fatto poi le condizioni di vita di queste persone sono veramente incredibili, fa impressione. Quindi
po', come dire, delle piccole forzature, ma forse non tanto neanche, più o meno comunque le loro condizioni sono veramente estreme, come andavamo appunto a documentarci, a studiare, a leggere anche per il personaggio stesso, conoscere i veri testimoni, dovresti dire dei conti di situazioni pazzesche, e dici ma non è possibile, ma non ci credo, cioè dovresti, sono degli eroi, credo. Tutto si muove anche dalla volontà di dire ok, io mi sono confrontato, perché abbiamo deciso di raccontare questa storia, perché poi ti guardi allo specchio e dici aspetta, ok, ma tu che ti ritieni così solido di principi e di valori, hai coraggio di fare questo? E tu dici, ma forse anche sì. Poi pensi ai tuoi figli e dici, ma scusa, se io faccio questa cosa, se i miei figli non potranno più andare a scuola, devo strapparli. Cioè, diventa qualcosa di talmente enorme che ovviamente ti tremano le gambe e ti mettono in dubbio tutte le tue certezze. E allora dici, cioè, chi ha il coraggio morale, la forza e l'onestà di fare un gesto del genere? Preso e coccolato, e gli si deve dare la possibilità di rinascere, ma veramente. Invece di fatto poi il sistema non è in grado di farlo, e quindi queste persone si trovano veramente quasi così.